Buon pomeriggio tesorine, benvenute in un nuovo vlog come sempre. E io sono qua davanti al computer perché ho appena finito di fare l'articolo di oggi e l'ho fatto sul concerto che ci sarà stasera di J-Ax e Fedez, quindi qualche curiosità. Insomma, io vi invito sempre a leggere i miei articoli che li trovate appunto sul sito di Musicaccia, vi lascio tutte le info qui sotto. Mi fa tanto piacere che anche voi leggiate i miei articoli e se vi fa piacere lasciare anche un commento. È possibile anche lasciare commenti, è molto carino il sito. E tra l'altro c'è anche della musica da ascoltare, tipo radio, ecco. Comunque, detto ciò, oggi è una giornata un po' particolare perché farò una cosa speciale. Tra l'altro, aggiornamento Federico. Federico è tornato a scuola oggi, sono molto contenta, sta molto molto meglio. E questo weekend non sarà con me, quindi ho approfittato di fare questa cosa speciale che desidero fare veramente da quando ero ragazzina, quindi ho detto vabbè, ho 31 anni, se non lo faccio adesso quando lo faccio non lo potrò più fare, perché poi diciamo che non è una cosa da fare quando magari si ha 50 anni, ecco 60, quindi magari non lo terrò neanche tutta la vita, però è una cosa che voglio fare, ho deciso di realizzare questo mio desiderio. E c'è chi è pro, c'è chi è contro, ma voglio dire, chi se ne frega, alla fine, sapete, nella vita bisogna anche un po' ascoltare se stessi. E anche questo piercing qui, e avrete intuito con questa frase che si tratta di un piercing, l'ho fatto praticamente, che tutti: ah, ma hai fatto il piercing al labbro, ah, ma qua, ma là, ma su e giù. E tra l'altro sto valutando di togliere questo, perché il piercing che farò oggi alle 5, quindi sono un po' agitatella, ma è normale che sia così, perché è normale. Lo farò alla lingua. E tra l'altro ho scoperto, perché è settimane che mi informo, che è il piercing meno doloroso tra tutti. Poi è soggettivo, però per esempio io per questo qua comunque ho avuto parecchio male. Infatti, quando ho parlato con il piercer, che comunque è una persona molto competente perché fa questo lavoro da 30 anni, fa piercing da 30 anni, ha girato il mondo, quindi insomma non è proprio un incapace, anzi. Ovviamente quando fate queste cose, come consiglio personale, vi dico affidatevi a persone di cui siete sicure che siano competenti, ecco. Comunque, detto ciò, sembra essere addirittura il piercing meno doloroso rispetto a tanti altri. Per esempio, la mia amica, che tra l'altro mi accompagnerà oggi insieme a Riccardo, mi accompagnano insieme. Lei lo vuole fare qua e si chiama septum, e questo qua dicono che è dolorosissimo, cioè una cosa proprio micidiale. E invece probabilmente forse perché la lingua è spugnosa, non lo so, magari è diverso, non ve lo so dire, ve lo dirò più tardi se riuscirò a parlare, perché sempre informandomi appunto ho scoperto che ovviamente, ma questo è abbastanza palese, comunque la lingua gonfierà ovviamente un pochino e quindi dovrò insomma per qualche giorno bere solo cose fresche, magari mi farò dei frullati, insomma, vedremo come arrangiarci. E comunque dicevo, ho approfittato di fare questo, di realizzare questo desiderio che ho da quando sono alle superiori, di farlo oggi. Cioè, ho avuto fortuna che c'era posto oggi alle 5, in cui c'è anche Riccardo ed è disponibile anche la mia migliore amica, che tra l'altro si è offerta, è stata tantissimo, veramente è stata dolcissima a dirmi: no, no, ci tengo, vengo anch'io, eccetera, eccetera. Quindi sono agitata, sono un po' adrenalinica, però sono sicura che ne sarò contenta perché tutte le volte che lo guardo ad altre ragazze dico sempre che bello, mi piacerebbe tanto, non l'ho mai fatto per paura in realtà, perché finché sei con i genitori, se i genitori non vogliono è un po' difficile, però nel momento in cui si vive per conto proprio, io ho tanti anni ormai che vivo da sola e sono proprio io che non avevo il coraggio di farlo. Adesso mi sono decisa e lo voglio fare, basta. Sapete che sono un po' matta. Comunque, niente, quindi ci vediamo più tardi. Non so se farò questo vlog in cui vi porto con me a fare il piercing e poi pensavo di fare magari un altro video.
in cui vi faccio vedere i progressi, magari può essere d'aiuto a qualcun altro, farvi vedere come sto il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno, perché sinceramente quei video che ho trovato fatti così sul web, su YouTube, sono stati molto utili per me per capire cosa succede, come se fa male, se non fa male, cosa devo fare, eccetera. Quindi niente, ragazze, io finisco di programmare la pagina Facebook di Musicaccia e ci vediamo poi dopo. Aiuto! Allora, ragazze, sono per strada, sono a incontrarmi con la mia migliore amica. Riccardo purtroppo non è riuscito a venire, mannaggia, era dispiaciutissimo, ma non potrà esserci. Quindi niente, a dopo. Finito, ti faccio fare un liceo con il conduttore. Ti devo solo più evitare la pallina, perché il pallino lo trovo male. Vieni qui fuori che te la evito bene. Chiudi pure, vediamo tra un minuto. Alza un po' sotto. Grande! Indicato. Grande, Roby. Malino fatto malino, eh! Bravissima, tata! Vieni per il conduttore. È la mia nipotina. Eccomi ragazzi, allora eccomi a casa. Continuo nonostante tutto questo video perché vi ripeto, ho trovato molto molto utile trovare dei video in merito su YouTube, quindi spero di essere utile anch'io. Allora, sono viva, piercing fatto, sono felice di averlo fatto. Ve lo mostro. Siete pronte? Come vedete, tutto a posto, non è neanche sanguinato, cioè proprio è stato bravissimo a farmelo. E penso che poi toglierò questo, non lo so, vedo un po' troppa roba, non sarà che non sono abituata, o prendo una cosa più o trasparente o comunque rosa per questo che sia meno visibile, ecco, mettiamola così. Ovviamente mi devo abituare perché parlare ora è difficoltoso perché la lingua ovviamente un po' si è gonfiata, non più di tanto, sono sincera, pensavo peggio. Mi ha messo anche la barretta più lunga perché se gonfia ovviamente deve avere lo spazio, è normale che gonfi, è proprio una prassi inevitabile. Come dolore, contando che io ho anche già partorito, sono abituata a una soglia di dolore molto forte, quindi non l'ho trovato sopportabile, ovvio. Più che altro, ecco, ha fatto più male questo. Come mi aveva già anticipato il piercer, quindi mi ha detto questo qua fa più male di quello alla lingua, quindi effettivamente questo mi ha fatto vedere le stelle, i sorci verdi. Quello alla lingua, contando quanto è spessa una lingua, mi aspettavo chissà che cosa, invece è fattibile, non è niente di tragico assolutamente. E niente, sono contenta. Io quando lo guardo non mi sembra ancora vero perché è un piercing che voglio fare da quando ho 18-19 anni, l'ultimo anno di superiori, credo. Quindi non mi sono neanche sognata di chiederlo ai miei perché non me l'avrebbero mai fatto fare. È giusto forse che sia così, non lo so. Però tantissime ragazze ce l'hanno e a me è sempre piaciuto. Ho detto vabbè, se non lo faccio adesso poi non lo faccio più, e quindi sono contentissima di averlo fatto. Però ripeto, non sono convinta di tenere anche questo, penso che lo toglierò, però vedremo. In ogni caso, ho stritolato la mano della mia amica per
poverina, però è stato comunque un bel momento anche di amicizia, perché comunque sono queste le cose che ti fanno capire quanto un'amica è importante. Lei non mi ha lasciato la mano. Purtroppo Ricky mi ha tenuto la mano quando mi hanno riaperto questo, e sto giro non ce l'ha proprio fatta, non è arrivato in tempo da lavoro perché l'hanno trattenuto, e quindi è così, è andata così. Era dispiaciutissimo, ma adesso mi sta riempiendo di coccole, perché dopo vi faccio vedere cosa ha comprato. Ha comprato tutte cose che mi aiutano, che visto che non posso mangiare per diversi giorni, sicuramente una settimana. Non posso mangiare, nel senso che non posso mangiare cose solide, devo bere tanta acqua fresca, quindi sicuramente sono accorgimenti che mi aiuteranno anche a mangiare meglio, quindi va benissimo. Io mi ero già preparata tipo 4 sacchetti quelli della cookie per fare i cubetti di ghiaccio, però il piercer mi ha vietato, mi fa no, assolutamente non mettere cubetti di ghiaccio in bocca, perché la lingua, non essendo al momento super snodata come prima, ovviamente si ritornerà come era, però in questi giorni non lo è perché è un po' gonfia, quindi rischi di soffocarti con un cubetto di ghiaccio. Quindi fai l'acqua, piuttosto se non è fresca ci metti i tuoi bei cubetti di ghiaccio e la bevi bella fredda, te la tieni un po' in bocca in maniera che fa da ghiaccio, effetto ghiaccio, e poi la mandi giù, insomma. Ovviamente non fumare, non bere alcol, ma io queste cose non le faccio già di mio, quindi va benissimo. Sono emozionata perché comunque non ci credo, non mi sembra vero di aver trovato il coraggio finalmente dopo tutti questi anni che lo guardavo le altre ragazze così affascinata, e l'ho sempre voluto, ho sempre avuto una paura immensa, e invece sono contentissima di avercela fatta, veramente. So che molte di voi, scusate, aspettate che c'è un po' di notifiche, sicuramente molte di voi non condividono questa scelta, perché c'è chi è pro e c'è chi è contro i piercing in generale. Come vi dicevo all'inizio, anche quando ho fatto questa ho sentito persone dire: ah, mi hai fatto il piercing al labbro, anche se lì forse non avevo neanche il canale, cioè io parlo di gente fisica, amici, conoscenti e cose. Ah, ma no, ma qua, ma là, ma su giù. Invece non ho mai avuto un problema e ce l'ho da 7 anni. E anche piercing alla lingua, conosco un sacco di persone che ce l'hanno e non hanno mai avuto nessun tipo di problema. Quindi io penso, a me sinceramente sono felice, mi piace e va bene così. E cos'altro? Come vi dicevo, ho voluto farlo oggi perché così quando torna Federico si sarà sgonfiata e mi sente parlare in maniera normale, perché non voglio che si impressiona, si spaventa o qualsiasi cosa, quindi non se ne accorgerà neanche praticamente. Si accorgeva sempre di questo da piccolino, ci giocava anche, mi faceva sempre così col ditino, e invece questo non, praticamente se non voglio farglielo vedere non glielo faccio vedere, non si nota. E niente, adesso vi porto con me di là, vi faccio vedere le cosine che ho comprato io con la mia amica dopo aver fatto il piercing. Mi ha portato insomma a distrarmi un attimo e a comprare delle cose che mi servivano anche per la cura e l'igiene del piercing, e poi vi faccio vedere cosa ha comprato Ricky, quindi andiamo in cucina, dai. Eccoci, allora vi mostro quello che ho comprato io per il momento. Allora, ho preso da Tigotà questo colluttorio quotidiano senza alcol, perché è importante che sia senza alcol, e questo qua aveva anche l'antibatterico, quindi ho scelto questo qui, e poi a gusto menta, quindi fa piacere, addirittura menta bio, insomma era anche in offerta a 1,29 euro, quindi ho preso questo qua. Poi ho preso le cialde per la macchinetta del caffè, che prendo sempre quando vado a trovare Marta, perché c'è un negozio lì vicino che ha quelle compatibili, e ho preso arabica. Poi ho preso questo qua intenso, e poi ho voluto provare il ginseng, non l'avevo mai provato il ginseng, e quindi l'ho provato. E poi ho preso le caramelle mu, che piacevano tanto a Fede, sempre in questo negozio qua. Scusate le mie unghie, devo ancora sistemarle. In questo negozio qua di cialde per il caffè vende queste mu
naturali, insomma sono buonissime, Fede le adora follemente. Poi sono passata in farmacia, ho preso l'occhio come mi ha consigliato il piercing da avere in casa, solitamente ce l'ho ma l'avevo finito e basta, mi pare, sì. Poi vi faccio vedere invece cosa ha preso Ricky. Allora, invece Ricky ha preso la vellutata zucca e carote, questa qua che è anche già pronta, quindi me la farò domani bella fresca barra tiepida. Me ne ha prese due, è il mio gusto preferito, poi è bella dolce, mi piace. Poi ha preso il pane, poi ha preso un tubettino di maionese, poi banane. In questa casa si mangiano banane come se non ci fosse un domani, tra Fede e Ricky. Mele, che per farmi i frullati che vi dicevo. Minestrone. E questa sera si fa una piccolissima eccezione perché ne ho proprio bisogno, ragazze. Un pochino di gelato bello fresco, vaniglia, nocciola e cioccolato. Allora, prima di salutarvi, ci tenevo a dire i nomi delle ragazze che nel mio sondaggino, nel mio post di Instagram, ho messo un post mettendo oggi alle 17 farò una follia, non indovinerete mai, chi indovina lo nominerò nel vlog. Avete indovinato in diverse in realtà, perché... per esempio, dunque, Piccola Rosy 80 ha messo nuovo piercing o provino per cantare, però nuovo piercing è molto generico, anche perché ho detto che è una cosa che non ho mai fatto, il piercing in realtà l'ho già fatto. Quindi nominerò le persone che proprio hanno azzeccato in pieno piercing alla lingua. Dove? Alla lingua. Prendo in giro. Allora, la primissima che ho indovinato è MGD Look, che ha scritto piercing alla lingua, quindi complimenti, hai indovinato. E mi ha fatto scassare Lucia 9414 paracadutismo. Anche Polvere di Stelle 76, ciao Raffi, ha indovinato, ha scritto: non credo sia il tatuaggio perché hai detto che è una cosa che non hai mai fatto prima, e il tatuaggio lo hai fatto, per cui piercing alla lingua anche tu hai indovinato e sei stata la seconda a indovinare. Poi no, veramente avete proprio scatenato la fantasia. Bungee jumping, magari ti vuoi rifare qualcosa ma non ne hai bisogno, tra l'altro grazie Anna Rita, insomma prova il vestito da sposa, cioè proprio. Un altro commento è arrivato da pochissimo. Ciao bella, secondo me vuoi guidare una macchina da rally? So che ti piace guidare, mi piacerebbe tantissimo, ma non era quello purtroppo. E poi aspettate che guardo ancora l'altra foto, che c'erano anche altri commenti, non vorrei saltarmi nessuno. No, quindi queste sono le ragazze che hanno indovinato, quindi complimenti, avete azzeccato. Io ho una caldana in corso e adesso vado a mangiare perché ho famissima. Vedrò se mangiarmi una zuppa di carote e zucca o... Aia! Oppure non lo so, ora guarderò tra le cosine buone che mi ha comprato il mio amore. Aspetta! Devo dire una cosa anch'io. O meglio, mi avete fatto morire sotto l'ultimissimo vlog. Ah, sì. E vi faccio un saluto speciale a Maria Grazia De Luca. Forza Palermo! Un bacione! Ciao anche da una torinese barra riminese. Ma chi torinese e torinese? Ormai ti scambiano per sicula. È vero. Si incazza come noi di Palermo. Quando si incazza gli viene l'accento. Oddio, me la dovreste sentire. Una volta che è incazzata gli faccio il dito. Sono disperata per questa cosa. La scambiano per una di noi. Una di noi.
Ma... amore, ormai io e te siamo una cosa sola, quindi a te ogni tanto parte la parolina piemontese, ed è vero, no, sì. Ogni tanto qualcosina la dice, gli parte il ne così, che è nostro. Sì, è nostro, ne. Sì, sarà e a me ogni tanto scappa il tumpulate o oh. O l'accento proprio o cabasisi. Vabbè ragazze, noi andiamo a mangiare, io non ce la faccio più, devo mangiare qualcosa e ci vediamo domani, che vi aggiornerò per i futuri 2 giorni su come va. Ciao. E aggiornale per un po' di più, mamma mia che tirchia che sei. Vabbè, iniziamo con 2 giorni, poi vediamo. La corrompo io, non vi preoccupate. Ciao!